E qui com'è? Ah! Ok. Sì, qua è rotto tutto in effetti. Dov'è? Adesso ti ho visto, credi? Cioè, non ti avessi visto? Ok, ma ti ho visto. Ma dove? Visto? Vai, spunta. Come mi state incazzando, calmi, eh. Era lì a rompere le balle. Dove, dove, dove? Ah già, è vero. No che si ricarica sto qua. Bene, ottimo. Che cazzo è andato? Avviso utente. Tutte le strutture della vetta 15 sono gravemente danneggiate. Materiali contaminanti presenti nell'intera struttura. Ok. Interfaccia utente e intelligenza virtuale fuori uso. Dovremo ripristinare l'energia principale. Ok, adesso lo facciamo anche quello. Un secondo che stavo solo controllando se c'erano altri oggetti, cose che dobbiamo prendere, quelli sono da spaccare. Qua non penso ci siano oggetti particolari, qua non si può neanche salire. Quindi per entrare dobbiamo passare di qua, immagino, no? Sono oggetti qua, niente. E quindi dove cazzo dobbiamo passare? Scusate, mi sono perso. Allora, di qua no. C'è una porta qua? No. E... Ah, giù di, su di qua, scusate. Oh, tacchete. Violazione. Grande. Ok. Kit potenziamento. Buono, ottimo. Bene, bene. Questi ci servono sempre. Questi? Chi è quell'idiota che ha installato quelle torrette al contrario? Oltre a tenere alla larga gli intrusi, vogliono controllare la gente che lavora qui. Può darsi, può darsi. Di qua che cosa c'è? Bene, ottimo. E questo? Vai. Ottimo, ottimissimo. Allora, vediamo un po' qua. Qua altre cose non ci sono. Questo non posso bypassarlo, a quanto pare. Quindi andiamo avanti. Ascensore, vai. Vedremo che cosa troveremo. Anche qua. Oh. Quanti nemici. Guardali. Dai, Cici, esci di nuovo. Visto. 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 Seccato? No, non ho ancora seccato. Se tu ti metti però di mezzo, non vedo. E poi non posso batterlo. Ah, che testa. No. Troppo. Preso. Zarora, non riuscivo a... Oh, guarda lì. Ancora? Notare la mira, dico nient'altro. Cos'è stato? Forse sono solo dei detriti, niente panico, ti proteggerò io. Oddio, che cazzo sono quelli? Aspettate un secondo, vediamo un secondo se c'è della roba da vedere qua intorno. No, qua non c'è niente. Lì bisognerebbe andarci, qua non ci posso, non possiamo bypassarlo. Fammi cambiare l'arma,
Questa mi sa tanto che migliora al momento. Qua c'è qualcosa? No, qua non c'è niente. Ok, ce l'ho fatta. Ok, torniamo a quelle mie armi normali, che io quando non c'ho il cecchino mi sento già male. Lo so, sono fissato. Ma perché? Ma non capisco una cosa. Ogni tanto la tastiera va come cazzo vuole lei. Questa cosa non mi capita. Più che altro quando dobbiamo fare queste cose qua. Ok, codex. Aspetta. Qua sono mezza aperta, mezza chiusa. Questa la possiamo aprire. Questo. Ah, è di gel, va benissimo. Ottimo. Vediamo che cosa troviamo qua. Altro ascensore. La struttura ormai stava continuando a fare su e giù. Qua ce ne sono un po'. Ok. Un sistema energetico di... Errore critico all'avvio. Interfaccia utente intelligenza virtuale fuori uso. Richiesta attivazione manuale. Ok. Blocchi elettronici disattivati. Consultare intelligenza virtuale della stazione. Ok. Qua non ce la fa aprire. Questo ce la fa aprire? No. Quei bei insettoidi. Ci sono da qualche parte? Perché se erano qua sicuramente... No, aspetta, perché sta cosa? Che cazzo sto facendo? Ah, così. No. Ho sbagliato. Ah, ok, accendi. Probabilmente c'è qualcosa che dobbiamo schiacciare sotto. Allora, quindi, questo qua ci fa tornare... Nucleo memoria. Allora, il nucleo di memoria sembra disattivato. Prova a riattivare manualmente. Sembra disattivato. Puoi provare a configurare manualmente i banchi dati e utilizzare gli omnigel per riparare i sistemi danneggiati. Oddio. Nucleo di memoria 1 danneggiato. Trasferisci i moduli nel nucleo 2 o 3 per riattivare la stazione. Spegni per uscire. Ah, ok. Quindi? No, non ho capito. Perdonatemi, non ho capito. Nucleo 2. Nucleo 1. Nucleo 2. Nucleo 1. Nucleo 2. Nucleo 3. No, aspettate. Ah, nucleo 3. Nucleo 2. Nucleo 3. Nucleo 1, nucleo 2. Nucleo 1, nucleo 2. Nucleo 3, no. Aspetta, c'è così. Allora, fai così. Poi fai così. Poi fai così. Fai così. E fai così. Poi fai così. Fai così, così, fai così, fai così, fai così, e fai così. Bella. So,
Sono bravissimo. A quanto pare sta cercando di rimettere in funzione questa struttura. Posso esserle d'aiuto? Sei lì della stazione? Sei l'intelligenza virtuale che controlla questo posto. Questo sistema è stato programmato per rispondere al nome di Mira. Posso chiederle come si chiama? Sono della Marina, affari miei sono uno spettro. Comandante Shepard, specialista tattica e ricognizione della cittadella. Attendere, prego. Autorità del Consiglio confermata. Le è stato fornito un accesso riservato per tutti i sistemi. Ottimo. Le faccio notare che le richieste riguardanti i segreti corporativi necessitano di un accesso esclusivo. Solo i funzionari della Binary Helix godono di tale privilegio. Questo sistema è pronto a elaborare le richieste. Può accedere al mio database tramite qualsiasi interfaccia olografica della Vetta 15. Dove Venezia? Devo trovare la matriarca Venezia. La signora Venezia si è diretta verso i laboratori ausiliari della stazione Rift usando il sistema di trasporto passeggeri. Avviso utente. Il sistema di trasporto è attualmente fuori uso. Perché non posso andarmene? Rapporto sui danni. Aggiornami sulla situazione. Attenda, prego. Diagnostica in corso. Guasto critico. Reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Riavvio manuale richiesto. Guasto critico. Cavi disconnessi. Sistema di trasporto passeggeri non in linea. Rapporto completato. Ha ulteriori richieste riguardanti lo stato dei sistemi. Il reattore principale, altri argomenti cavi. Mi sai dire perché il reattore è stato disattivato? Spiacente, in quel momento non ero in linea. Lo spegnimento avviene se il nucleo del reattore si destabilizza o se si verifica un guasto nei sistemi di contenimento dei laboratori. Le direttive nell'ambito della gestione emergenze indicano che il clima artico è letale per i contaminanti biologici e anche per quelli meccanici. Oh, sperano di risolvere la catastrofe che hanno provocato spegnendo il riscaldamento. Come posso ripararlo? Cosa devo fare per riattivare l'energia? Le valvole del condotto di HE3 devono essere riaperte. È possibile farlo solo dai comandi del nucleo del reattore. Ok, altro argomento. Voglio sapere cosa è successo qui. Spiacente, ho bisogno di una richiesta più precisa. I tuoi ultimi dati. Voglio sapere che cosa è successo appena prima che venissi disattivata. Allarme di livello 1 ai laboratori di massima sicurezza. Contaminanti fuoriusciti dalla capsula gamma. Protocolli d'emergenza implementati. Allarme di livello 2 ai laboratori di massima sicurezza. Apertura nel tubo di isolamento. Vetture disattivate. Cavi ai laboratori di sicurezza disconnessi. Allarme di livello 3 emesso localmente. Minchia. Contaminanti nelle gallerie delle vetture. Evacuazione e quarantena della stazione avviate. Codice Omega inviato. Ok. Indaga. Creature ostili. Le creature che abbiamo incontrato qui provenivano dai laboratori. Spiacente, comandante. Le richieste relative all'attività di ricerca necessitano un accesso esclusivo. Solo i funzionari della Binary Helix godono di questo privilegio. Perché non è in linea? Perché eri stata disconnessa. Il mio programma e i miei dati sono stati eliminati. Nel caso ci fosse bisogno di sterilizzare la Vetta 15 per motivi di sicurezza. Rapporto sui danni. Devi fornirmi qualche indicazione su come riparare la stazione. Guasto critico. Reattore principale disattivato. In base alle procedure di contenimento d'emergenza. Riavvio manuale richiesto. Guasto critico. Cavi disconnessi. Sistema di trasporto passeggeri non in linea. Rapporto completato. Ha ulteriori richieste riguardanti lo stato dei sistemi? No, il reattore principale, i cavi. Cosa sarebbero questi cavi? E perché sono stati disconnessi? I cavi collegano i miei sistemi qui alla stazione centrale alle varie strutture secondarie della Vetta 15. Ok. Ciò consente al personale scientifico di accedere ai miei database dei loro laboratori in totale comodità e sicurezza. Quando nei laboratori di massima sicurezza sono scattati i protocolli d'emergenza, i cavi sono stati automaticamente disconnessi. Ok, come posso ripararli? Come posso riconnettere i cavi? I cavi sono stati progettati per essere facilmente riconnessi.
La centralina dei cavi è situata sul tetto della sala operativa. Basta attivare i comandi per riconnettere e riavviare automaticamente il sistema. Ok. Per ora non mi serve sapere altro. Molto bene, comandante. Disconnessione in corso. Avviso utente. Reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Ok. Riavvio allora. Manuale richiesto. Quindi avviso utente. Cavi disconnessi. Sistema di trasporto. Ok, blocchi elettronici disattivati. Qua possiamo andarci però. Che balle sti cani che devono far casino. Ah ok, qua c'è l'ascensore. Però aspettate un attimo, però non vorrei che ci fosse altro da fare. Ci si è fermata in una delle parti, va bene. Però non capisco perché di là non si possa accedere. Dovrei poter accedere anche di là. E qua tra l'altro c'è un altro ascensore, mi sembra giusto di capire, giusto? Avviso utente. Reattore principale disattivato, ecco, in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Di qua però si va avanti, mi sembra. Riavvio manuale richiesto. Avviso utente. Cavi disconnessi. Fatemi un secondo capire. Allora, di qua si va ascensore per il tetto. Di qua si va ascensore per il sistema di trasporto e qua ascensore per la mensa. No, andiamo sistema prima alla mensa. Trasporto non in... No, aspetta però, mi sa che questo qua. Ascensore per reattore, no. Andiamo prima qua dei cavi, allora. Per il tetto. Arrivo sul tetto. Avviso utente. Cavi disconnessi. Sistema di trasporto non in linea. Ok. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Aspetta, che qua ce ne sono mille nemici. Di trasporto non in linea. Ok, ci abbiamo fatto. Inizia. Cavi collegati, ottimo. Connessioni ristabilite. Elaborazione nuovi dati in corso. Avviso utente. Impossibile connettersi ai laboratori di massima sicurezza. Voglio sapere cosa è successo. Ok, qui. No, già detto. Ho bisogno di una richiesta più precisa. Stazione Rift. In che stato è la stazione Rift? La stazione Rift è stata messa in quarantena dal personale. Al momento nella struttura non sono presenti sostanze contaminanti. In che stato è la stazione Rift? La stazione Rift è stata messa in quarantena dal personale. Stazione sigillata. Al momento nella struttura non sono presenti sostanze contaminanti. Personale. Il personale è sopravvissuto? Affermativo, anche se la forza lavoro è attualmente inferiore a quella standard. Perché la stazione Rift è stata messa in quarantena? Le procedure d'emergenza prevedono che ogni struttura venga isolata per impedire la diffusione dei contaminanti. Inoltre, numerosi membri del personale sono stati messi in quarantena per sottoporsi a trattamento medico. Ok. Aggiornami sullo stato dei laboratori di massima sicurezza. Spiacente. Le connessioni con i laboratori sono state interrotte. Accesso ai dati limitato. Ok, vabbè, tanto non possiamo fare altro. Allora non mi serve sapere altro. Molto bene, comandante. Disconnessione in corso. E anche questo comunque l'abbiamo fatto. Vai. Bene, ottimo. Qua c'è altro che dobbiamo fare. Controlliamo per bene che magari ci sono oggetti, cose che dobbiamo prendere che non guasterebbero. Sì, comunque ci sono un casino di nemici qua intorno. Sono questi qua insettoidi, quindi bisogna fare attenzione. Andai dal reattore adesso comunque. Ok. Sì, ma perché ti sei girato verso di lui? Dove dargli un bacino? Cioè, perde. Avrex. Avviso utente. Reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Quindi, riavvio manuale richiesto. Quindi adesso tecnicamente potremmo anche passare
Di qua, dall'altra parte, dove volevo andare io? No, non ancora. Ok, conosci il sistema di trasporto. Cazzo, non l'avevo visto. A parte che non me lo segnalava, porco due, mi ha fatto prima un colpo. Aspetta, va, facciamo una curatina che è meglio. E andiamo di là, andiamo di là. Avviso utente, reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Brex non c'è? Ingresso nel reattore principale. Ok. Avviso utente, reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. Riavvio Stiamo manuale andando. richiesto. Stiamo andando. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Medigel, oh, ottimo. Ma scusami, l'altro nostro amico dove cazzo è finito? È rimasto su di sopra, oddio. Visto? Aspetta. Avviso utente, reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento Questo è a d'emergenza. posto. Riavvio manuale richiesto. Vabbè, vediamo se per caso riesco a farlo anche di qua. Stronzo. È venuto a venire corpo a corpo. Che bastardo. Grande. Però ce ne sono ancora. Eccolo. Ce ne sono ancora. Avviso utente, Cazzo. reattore principale Grande. disattivato in base alle Che procedure di cazzo contenimento sono? d'emergenza. Riavvio manuale Oh, richiesto. ok, adesso li vedo. Oh, calma. Più vieni vicino, più ti faccio male. Cioè, c'è poco da dire. Sì, ok, c'è un tipo qua, ma non so dove esattamente. La fornitura di HE3 è stata interrotta. Visto? Aspetta che non riesco a vedere bene. Ok, aspetta. Aia. Bastardo. Avviso utente, Allora, reattore principale disattivato in base alle procedure di contenimento d'emergenza. intanto Riavvio questo lo manuale apriamo. richiesto. Condotti riparati. Hai completato la riparazione della vetta 15, grazie. Grazie, grazie, lo so. Intanto l'altro è rimasto là sopra, quello lì sopra provo ad andarci. Come ah, di qua ci si va. Poi ti stavo dicendo, come cazzo ci arrivo là sopra? Perché comunque di solito ti fa sempre arrivare dove ci sono i nemici, in qualche maniera. Ok, ottimo, ottimo. Guarda qui. Vedete già. Ok, ottimo. Bella lì. Altra roba non ce n'è. E qua era dove c'era il tipo che abbiamo seccato male. Bella. Quello che cazzo è? Niente. Ok. Quindi possiamo tornare tranquillamente giù. Anche a riprenderci il nostro compagno perché è rimasto bloccato sotto. Sì, diciamo che sti bug non sono esattamente bellissimi, eh. BioWare, non per cattiveria, ma cioè, potevate un po' risparmiarvi di sti bug, ma va bene. Cioè, sei incastrato e boh. In linea, stabilita connessione alle strutture ausiliarie. Come posso aiutarla? Contaminanti. Cosa mi sai dire su questi contaminanti?
Agenti biologici pericolosi presenti nella camera di decontaminazione del sistema di trasporto. Il sistema di trasporto è stato sigillato per garantire l'incolumità del personale. Prima di accedervi, è consigliata l'attivazione del plasma decontaminato. Apri la porta subito. Come attivo non ci farei passare. Posso attivare il sistema di decontaminazione? I comandi del sistema sono situati nella postazione di sicurezza all'esterno della camera di decontaminazione. Avviso utente. Il sistema di decontaminazione è attualmente... Funziona benissimo, sto posto. Come posso ripararlo? Cosa devo fare per riattivare il sistema di decontaminazione? Guasto strutturale al sistema di controllo. Può essere riparato sul posto utilizzando un factotum. Apri e basta. Blocca la camera di decontaminazione. Avviso utente. Contaminanti presenti nelle camere di decontaminazione. Accesso sconsigliato. Cosa consigli? Fallo comunque. Ignora l'allarme e apri subito le porte. D'accordo, comandante. Sbloccaggio chiusure ermetiche. Accesso consentito. Per ora non mi serve sapere altro. Ok. Molto bene, comandante. Disconnessione in corso. Cioè, praticamente è arrivato il nostro compagno pure, così dal nulla, cosmico. Forse conveniva però sbloccare la... Vabbè. Ok. Ci saranno 14.000 nemici come minimo adesso. Mi ci gioco le balle. Vediamo. No. Yes. Cazzo, sa. Ok, fatto. Sì, qua c'è comunque qualcosa. Sicuramente. Trasporti. Ingresso nella stazione di transito e di decontaminazione. Non è stato rilevato alcun materiale pericoloso o non autorizzato. Ok. Però ci sono 17.000 nemici. Sì, infatti. Vabbè, ma poi neanche tanto eccessiva come cosa. Pensavo molto di più. Sono chiusi dentro. Aspetta, che... Oh. Aspetta, che sto cercando di... No! Non avevo visto la vita. Non avevo visto la vita, cazzo. Ci ho proprio fatto casa la vita. Fanno un botto di male quei nemici lì comunque. Cioè, se con due colpi comunque mi hanno colpito, fanno parecchio male. Ah, guarda chi è spuntato qua, guardalo. Così a buffo, guarda che cacchio è spuntato. Ah, sopra dobbiamo, penso, averle già fatte quelle cose lì, no? Se non erro. Non mi ricordo, andiamo un secondo. Perché qua non sai mai se tipo le cose le hai fatte meno. Cioè, non mi ricordo più che altro, perché giocandolo così sfasato sto gioco, cioè mi ricordo la storia, infatti no. Mi ricordo la storia, ma non mi ricordo queste cose qua. Se stai un po' fermo, magari riesco a farle le cose. Ecco. Grazie. Vai. Fatto. A posto. Va bene.